Ciao, sono Barbara Andreuzzi di Timbro Scrap Mania e oggi vorrei presentarvi il Fuse Tool della We Are Memory Keepers. Il Fuse Tool è uno strumento che ci consente di creare le nostre tasche personalizzate. Ora vi spiego come funziona. Nella confezione troverete lo strumento, il triangolino dove potrete appoggiare lo strumento nel frattempo che non lo utilizzate, il righello e due diverse punte. Un accessorio del Fuse è il Mat and Holster Combo, che è questo tappetino, diciamo in questo materiale che è un silicone, che ci consente di mettere lo strumento, che in questo caso è acceso e è molto bollente, inserirlo nella tasca e riporlo quando non lo utilizziamo. Un nuovo accessorio che hanno creato sempre per il Fuse Tool è il righello metallico 12 inch. Il Fuse Tool vi consente di creare le tasche della misura che più vi conviene. Ad esempio, noi qui abbiamo una tasca è 4x6 inch, e mentre la card è 3x4 inch. Quindi posizioniamo la nostra card all'interno della tasca, prendiamo il nostro righello, lo posizioniamo nel punto dove dobbiamo fare la chiusura, prendiamo il nostro fuse che abbiamo fatto riscaldare per circa 10-12 minuti, inseriamo la punta nella fessura del righello e andiamo a sigillare la nostra tasca. Ecco qui che la tasca è creata della misura che noi vogliamo. Ora vogliamo inserire nella nostra tasca degli oggetti personalizzare per abbellire la nostra pagina. Quindi apriamo sempre la tasca e andiamo a inserire ad esempio delle paillette e magari anche dei glitter. In questo caso prendiamo il righello e vogliamo fare una tasca diagonale. Prendiamo sempre il nostro fuse e sigilliamo la tasca in senso diagonale. Ecco qui. La We Are Memory Keepers ha creato per il fuse diversi accessori, tra cui le nuove punte, i fogli trasparenti che possono essere utilizzati come volete, le waterfall che sono queste pagine che possono essere applicate e poi sfogliate in questa maniera, le Insta Stacks e questi nuovi kit che contengono diversi accessori per il fuse per creare, ad esempio, questo contiene il necessario per creare dei banners.